Benvenuti, ciao a tutti, sono Alessandra e in questo video vi propongo una pratica energizzante. Quella particolare di oggi sarà appunto il saluto al sole. È una sequenza dinamica di 12 posizioni come le ore del giorno da ripetere 12 volte. Cosa importante è che deve essere eseguito in modo fluido, coordinando movimento e respirazione. Questa pratica ha enormi benefici, va a rafforzare tutti i muscoli del corpo. È preferibile quindi farla al mattino quando sorge il sole o alla sera quando tramonta. Prima di iniziare la pratica facciamo anche un po' di mobilizzazione e quindi cominciamo da quella. Piedi paralleli, ginocchia e piedi distanziati alla larghezza del bacino. Andate ad appoggiarvi bene, a radicarvi sul piede ondeggiando un po' sulla punta e sul tallone, a molleggiare anche un po' sulle ginocchia. E poi sistemate bene le spalle e riportate le braccia lungo i fianchi. Risalgo piano con le braccia verso l'alto, inspirando, e verso il basso, buttando fuori l'aria. Ancora, inspiri dal naso, espiri bocca socchiusa, inspiri, resta qui. E fletti un po' verso destra, piegando la gamba destra, e verso sinistra, piegando la gamba sinistra. E spingi sempre verso il vertice della testa, spingi sempre le mani lontane e affonda bene il piede a terra. Ok, ti fermi poi al centro e fuori l'aria, scendi. Risali nuovamente inspirando, ti allunghi bene bene. E poi fuori l'aria, questa volta vai a intrecciare le mani all'altezza del sacro. E vai a stendere bene le braccia, espandendo bene il petto. Iperestendi sempre. E questa volta sganci la presa delle mani, arrotondi bene la schiena. Spingi bene l'addome verso l'interno, bene il collettrato, i dorsi delle mani sono in contatto, tuffi la testa tra le braccia, fuori tutta l'aria. Risali mantenendo le mani in contatto, ti allunghi nuovamente, inspiri e di nuovo scendi, intreccia le mani dietro il sacro e espandi bene il petto. E chiudi in avanti, fuori l'aria, ombre di collettato. Risali nuovamente, inspiri e ancora una volta chiudi, vai, in, es. Inspiri, fuori l'aria, inspiri, e sempre più fluido e continuo, e chiudi la sequenza. Ok, vai a mobilizzare un po' le spalle, sia in un senso che nell'altro, a muoverle tutte e due in contemporanea. Inizia con un movimento all'indietro, tenendo le gambe belle tese. Poi vai a coordinarmi anche le gambe, però, quindi vai a piegare un po' le ginocchia, vai a molleggiare. Vai a inserire anche un movimento di tutta la colonna, inspirando, buttando fuori l'aria, un movimento sinuoso, e poi ti fermi. Inverti il giro delle spalle, gambe belle tese, parti sempre dalle spalle. Mi vai a inserire le gambe, e poi il movimento della colonna. E guarda che devi arrivare fino al vertice della testa, quindi mobilizzo bene anche il tratto cervicale. E dopodiché ti fermi, vai a sistemare le mani in appoggio davanti alle gambe, passiamo sul tratto cervicale e quindi con il mento mi vai a disegnare una scollatura. Butta fuori l'aria mentre fai la traccia, inspiri quando arrivi alla spalla destra e poi quando arrivi alla spalla sinistra. E fuori l'aria, accendi. Ancora vai. E circonduzione completa, dietro, inspiri, avanti, fuori l'aria, ancora. Lo ripeti una terza volta. Poi ti fermi con lo sguardo a terra, mi inverti il giro, inspiri fuori l'aria, ancora vai, e l'ultimo, perfetto, passi al bacino, rotazioni del bacino, ricordati per quanto riguarda il bacino, devi farmi la retroversione e l'anteroversione del bacino, le due inclinazioni e metti tutto assieme con le rotazioni. In e es, come lavorare bene il centro del corpo e cambia giro. Mantieni i piedi paralleli, scivoli con le mani lungo le gambe, avvolgi bene le ginocchia, vai a disegnare dei bei cerchietti, massaggiami bene il piede qui, parte interna e esterna, rinforza le caviglie, avvolgi con una presa avvolgente l'articolazione del ginocchio, cambia giro, inspira e fuori l'aria. Fammi sempre dei cerchietti, questa volta gambe unite. Usa le braccia e le mani come fossero delle presse, tieni le gambe vicine e cerchietti ancora. Massaggia bene il piede. Risali, vai a lavorare solo sulla caviglia destra
e qui lavorerai anche sulla zona dell'anca. Passi poi alla gamba sinistra, cerchietti sia in un senso che nell'altro, cerca di mobilizzare sempre anche l'anca. Iniziamo un po' a lavorare anche sulla stabilità, sollevi la gamba, flesso, estensione del piede e cerchietti. Passi all'altra, controlla la stabilità, stacchi il piede da terra, flesso, estensione e cerchietti. E l'ultimo, controlla la stabilità. Sollevi la gamba destra, porti il tallone al gluteo, stendi bene la gamba, il braccio davanti a te. E chiudi, controlla l'appoggio, stacchi la gamba sinistra, e porti dietro, avanti, e chiudi, ok. E dopo questa mobilizzazione passiamo alla pratica. Iniziamo la pratica partendo dalla gamba destra, quindi faremo 3 cicli completi, altri 3 partendo con la gamba sinistra, quindi per un totale oggi di 6 cicli. Con l'allenamento potete aggiungerne altri 6, quindi arrivare alla sequenza completa che è di 12 sequenze. Iniziamo la pratica. Allora ci sistemiamo, piedi paralleli. Vado a ondeggiare un po', vado a cercare un buon radicamento. E vado ad unire le mani davanti a me, tracciando i pollici, porto le braccia in alto, vado a iperestendere bene la colonna, inspiro. E scendo magari in modo facilitato portando le braccia verso l'esterno, piegando le ginocchia, vado a sistemare le mani al lato del piede e affondo il capo, butto fuori tutta l'aria. Un bel passo indietro con la gamba destra, appoggio il ginocchio a terra, mi allungo verso il vertice della testa, inspiro. Stacco il ginocchio da terra, forza sulla gamba destra, alleggerisco la sinistra, passo indietro con la sinistra, unisco le gambe, e vado a disegnare un triangolo con il corpo, cane, faccia in giù, fuori tutta l'aria. E poi lentamente, tavola. Inspiro, spingimi le spalle dietro, graffetta bene le scapole, collo lungo, mantieni l'aria alla posizione. Appoggio le ginocchia, piega poi i gomiti verso il bacino, scendi con il mento a terra, scivola anche con il petto, butta fuori tutta l'aria, distendi bene i piedi. Cobra, sali, inspiri. E affondi il capo, punti i piedi, sali con il bacino, di nuovo cane faccia in giù, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba destra, passo avanti con il piede destro all'interno della mano destra, appoggi il ginocchio a terra, ti allunghi verso il vertice della testa, inspiri. Sollevi di nuovo il ginocchio, alleggerisci la gamba sinistra, riunisci le gambe, fuori tutta l'aria. Risali dolcemente, inspirando, riporti le braccia verso l'alto, le unisci e chiudi l'esercizio buttando fuori l'aria, riportando le mani davanti al petto. Ok, ripetiamo una seconda volta. E quindi sali verso l'alto, inspiri, scendi lateralmente con le braccia fuori l'aria, appoggia bene le mani a terra, alleggerisci la gamba destra, un bel passo indietro. Appoggi il ginocchio a terra, ti allunghi verso il vertice della testa, inspira. Stacchi il ginocchio da terra, forza sulla gamba destra, alleggerisci la sinistra, un bel passo indietro, cane faccia in giù, fuori tutta l'aria. Avanzi, tavola, inspira, spalle dietro, scapole vicine, collo lungo, appoggi le ginocchia, piega bene i gomiti, scendi con il mento, scivoli avanti, fuori tutta l'aria, punto e tese, sali a cobra, inspira. Affondi il capo, punti i piedi, sali con il bacino, cane a faccia in giù, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba destra, un bel passo avanti, appoggi il ginocchio, inspira. Qui, se hai bisogno, ti appoggi con le polpastrelle in modo da facilitare l'appoggio delle mani. Sollevi il ginocchio sinistro, carica bene il peso sulla gamba destra e riunisci le gambe. E risali inspirando e chiudi l'esercizio fuori l'aria. Terzo, vai, inspira, scendi lateralmente con le braccia fuori l'aria, alleggerisci la gamba destra, un bel passo indietro, appoggi il ginocchio, sali verso l'alto, inspira, stacchi il ginocchio da terra, alleggerisci la gamba sinistra, cane faccia in giù, fuori tutta l'aria. Avanzi, tavola, inspira, appoggi le ginocchia, piega i gomiti, scendi con il mento, distendi i piedi, butta fuori tutta l'aria. Cobra, inspira, spalle lontane dalle orecchie,
affondi il capo, punti i piedi, cane a faccia in giù, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba destra, passo avanti con il piede a destra, appoggi il ginocchio, sali verso il vertice della testa, inspiri, stacchi il ginocchio, alleggerisci la gamba sinistra e chiudi, fuori tutta l'aria. Risali dolcemente, inspirando e chiudi. Ok, fate tre con la gamba destra, passiamo alla gamba sinistra adesso e riparti. Mani unite, intrecci i pollici, iperestendi bene la colonna, inspiri. Puoi scendere con le mani unite davanti a te. È chiaro che qui ho bisogno di maggiore stabilità. Appoggi le mani a terra, alleggerisci la gamba sinistra, un bel passo indietro con la gamba sinistra. Appoggi il ginocchio, sali verso il vertice della testa, inspiri. Stacchi il ginocchio da terra, alleggerisci la gamba destra, passo indietro, cane faccia in giù, fuori tutta l'aria. Avanzi, tavola. Inspira, appoggi le ginocchia, pieghi i gomiti, scendi con il mento, ti distendi fuori l'aria, risali inspirando, doni il capo, punti i piedi, cane faccia in giù, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba sinistra, passo avanti, piede sinistro all'interno della mano sinistra, appoggia il ginocchio destro a terra, sali, inspira, stacchi il ginocchio destro, alleggerisci la gamba destra, chiudi, fuori tutta l'aria. Risali dolcemente, inspirando e chiudi. E ripeto, vai. Sali, in, scendi, es. Piede sinistro indietro. Appoggi il ginocchio, spinta verso il vertice della testa, inspira. Alleggerisci adesso la gamba destra, passo indietro. Fuori tutta l'aria. Avanzi, tavola, inspiri, appoggi le ginocchia, pieghi i gomiti, distendi i piedi, fuori l'aria. Sali, cobra, inspira, affondi il capo, punti i piedi, cane a faccia in giù, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba sinistra, passo avanti, piede sinistro all'interno della mano sinistra, appoggi il ginocchio, inspira. Stacchi il ginocchio destro da terra, forza adesso, eh? Alleggerisci la gamba destra, chiudi. E sali, inspirando. E chiudi fuori l'aria. Ultimo, vai, in. Espiri. Passo indietro, fuori l'aria. Inspira. Stacchi il ginocchio da terra, cane faccia in giù. Ti prepari, fuori tutta l'aria. Tavola, inspira, appoggi le ginocchia e scendi fuori l'aria. Risali inspirando, appoggi il capo, sali con il bacino, fuori tutta l'aria. Alleggerisci la gamba sinistra e riunisci e risali dolcemente. E chiudi fuori tutta l'aria. La nostra pratica è terminata. Sapete che queste pratiche energizzanti possono anche essere utilizzate come riscaldamento proprio per altre attività, per altri esercizi o per altre pratiche yoga. Spero vi sia piaciuta. Io vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!